Quindi modem tenda, modello 4G03, velocità di rete 300 MB, Wi-Fi 4G, modem router, LTE a velocità di 150 Mbps in download, in upload a 50 Mbps. La rete Wi-Fi invece è soltanto su 2.4 GHz a 300 Mbps. Due porte di rete LAN 10-100 Mbps. E vediamo cosa c'è nella confezione. Il modem in una bustina. Le due porte di rete, il tasto reset, l'accensione e il cavo di alimentazione. E qui per mettere la SIM telefonica. Le licenze sul software, il manuale veloce di installazione in inglese, francese, spagnolo e qualche altra lingua. Ah, c'è anche l'italiano. Wow. Poi ancora cosa c'è qui dentro. E finiamo lo scatto. Un cavetto di rete e l'alimentatore. Allora, inseriamo la SIM card nel modem. Dopodiché colleghiamo la corrente e lo accendiamo. Quando questa lucetta diventa accesa o verde, il modem dovrebbe essere pronto per funzionare. La luce della rete si è accesa, quindi vede. Due tacchetti su tre di segnale. Adesso è pronta. Secondo le indicazioni del manuale, la rete dovrebbe avere un nome tenda e un numero AB qualcosa. Per entrare nella configurazione del modem, una volta collegato col filo, basta andare sul sito www.tendawifi.com. Vediamo che ha riconosciuto direttamente i parametri della SIM, che in questo caso era una TIM. Il nome della rete, tenda AB20B0 con la password. Quindi per accedere al sistema bisogna inventare una password perché è la prima volta.